Nessuna zona rossa è prevista a Milano sabato 8 maggio per la partita fra Inter e Sampdoria che si giocherà allo stadio di San Siro. Così è stato deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto in prefettura. I tifosi, che hanno annunciato di voler festeggiare ancora una volta la squadra nerazzurra per lo scudetto, lo potranno fare ma solo a gruppi limitati e all'esterno dello stadio. Massimo 3.000 persone potranno radunarsi in un'area di 15.000 metri quadrati individuata nei pressi del Meazza. La tifoseria si è impegnata a osservare le disposizioni indicate e quelle previste dalle norme anti-Covid. Nelle aree intorno a San Siro sarà inoltre vietato vendere e somministrare alcolici dalle 14 alle 22, fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione. Stesse regole saranno in vigore anche in zona Piazza Duomo, che sarà sorvegliata e presidiata dalle forze dell'ordine. Le polemiche politiche, non solo per i festeggiamenti di domenica scorsa, continuano. Adesso l'aspetto forse più preoccupante è rappresentato dal fatto che quegli assembramenti in Duomo potrebbero portare a un aumento dei contagi nelle prossime settimane. Carola D'Inizio, Sky TG24, Milano.